Buongiorno ragazzi, con questo breve tutorial vorrei mostrarvi alcune delle attività che si possono svolgere su Classroom ed in particolare la consegna di un compito con l'invio dei relativi allegati. Sto utilizzando per questo tutorial uno smartphone Android e l'invio di allegati fotografici può essere molto opportuno, utile, qualora non sia possibile creare un testo direttamente da PC. Immagino ad un compito di matematica oppure ad una mappa o anche alla fotografia di un esperimento. Ok? Allora, vediamo come funziona Classroom da questo punto di vista. Entriamo nel corso in questione. Simuliamo ad esempio l'invio di una ricerca di scienze. Entriamo nel corso. La prima cosa che va detta è che tutto quello che si scrive nella sezione Stream, guardate qui in basso a sinistra, sarà visibile all'insegnante ma anche a tutti i vostri compagni. Se io invece voglio scrivere privatamente all'insegnante, magari per chiedere delle spiegazioni relative ad un'attività, devo entrare all'interno del compito. Nella simulazione che stiamo facendo, entriamo nel compito ricerca sulla molecola dell'acqua. Ok, come vedete in basso compare la tendina Il tuo lavoro. Se noi andiamo a sollevarla, qui all'interno abbiamo tre opzioni possibili. Aggiungi allegato, contrassegna come completato, aggiungi commento privato. Se io scrivo nella stringa aggiungi commento privato, soltanto l'insegnante potrà vedere quello che io sto scrivendo e quindi possiamo mandare un messaggio privato all'insegnante. Immaginiamo di voler consegnare il compito. Allora, con aggiungi allegato, vedete abbiamo tutta una serie di opzioni. Possiamo inviare un file che abbiamo già preparato e magari salvato su Drive, ma diciamo in maniera molto pratica possiamo anche scattare una fotografia. Allora, in questo caso, vedete, ci si apre la fotocamera. E andiamo semplicemente ad inquadrare il nostro compito. Lo fotografiamo e clicchiamo sulla spunta V in alto. A questo punto il nostro file verrà caricato. Il tempo di caricamento del file dipenderà chiaramente dalla vostra connessione. Un consiglio che però vi posso dare è quello di impostare la vostra fotocamera con una risoluzione non troppo alta, in maniera che generi dei file non troppo pesanti da spedire. Ok? Posso però aggiungere ancora un allegato, ad esempio, la pagina di un libro sulla quale ho effettuato un esercizio. Potrei anche inviare ancora, ad esempio, la fotografia relativa al risultato di un esperimento. Ok, quindi terminato il caricamento degli allegati, sarà indispensabile cliccare su consegna in maniera tale che all'insegnante il lavoro risulti svolto e consegnato. Vedete che il sistema mi chiede conferma e io confermo la consegna degli allegati. Perfetto, il lavoro può essere anche ritirato, come vedete con il pulsante ritira. Nel caso io mi renda conto di aver effettuato degli errori o di voler inviare dell'altro materiale. Vi faccio vedere però ancora una cosa piuttosto interessante. Se io adesso torno indietro e ritorno sulla videata principale e vado, clicco appunto sulle tre lineette in alto a sinistra, vedete che compare questo pulsante sopra a tutti i corsi a cui sono iscritto che si chiama da fare. Se io clicco qua, avrò sempre il quadro della situazione, dei compiti ancora da consegnare e dei compiti completati. Vedete che la ricerca sulla molecola dell'acqua è stata adesso spostata nei compiti completati e quindi nei lavori svolti. Bene ragazzi, spero che questo tutorial sia stato chiaro e ciao, a presto e buon lavoro con Google Classroom.